Moira cercava di raggiungere quella torre quando ero con lei. Ascolta, piccola. Ho bisogno che mi porti lì. Puoi farlo per me? Ciao ragazzi, bentornati in questa nuova parte di Resident Evil Revelations 2, secondo capitolo del secondo episodio. Ovviamente tra l'uno e l'altro sono passati ben 6 mesi da quello che abbiamo capito, e la piccola Natalia adesso è con Barry. Allora, dando una rapida occhiata possiamo vedere come la torre adesso risulta distrutta. Invece, quando giochiamo con Claire... Allora, Moira ti ha fatto impazzire? E Moira no. Moira è stata buona. Ha proprio un cuore gentile. Comunque, continuiamo. Scommetto che ha visto Polly in te. È la sua sorellina. Dove hai preso il braccialetto? Sull'isola. Una donna lo usava per parlarci. Credo. Non ne sono più tanto sicura. Che è la guardiana. La guardiana? Ho letto il rapporto sui suoi piccoli esperimenti. Insomma, chiama di piccoli. Comunque non riesco sempre ancora a capire come mai lei non si sia trasformata, visto che ha tutto il braccialetto rosso, ma comunque sembra che non ci sia nessuno. Mi tengo lei, visto che posso... sia trovare oggetti nascosti e posso anche vedere i nemici. Comunque, appunto di Gabe. Gabe è il tizio... quello che si è schiantato con l'elicottero, se non ricordo male. A qualsiasi amico che trovi questo, siamo stati rapiti e portati in quest'isola. Siamo Neil Fisher, Pedro Fernandez, che è il... primo tizio che si trasforma, Edward Thompson e Gabriel Chavez, non so come si pronunci. Non ho le coordinate di questo posto e non so nemmeno se siamo da soli qui. C'è qualcosa là fuori, non riesco a capire se sia umano o animale. Si sentono solamente dei ringhi e grugniti famelici. Ci sono almeno diversi potenziali ostili. Ci hanno messo questi dispositivi al polso. Abbiamo ricevuto delle comunicazioni da una donna sconosciuta che ci ha detto di andare al Bossec, non so come si scriva. Se sei dalla nostra parte, vieni al Bossec. Siete cauti e sempre allerta. Gabe Chavez. A quanto pare Chavez, insomma, sarà fratello di... no, Gabe è diminutivo di Gabriel, mi sa. Ok. Quindi non è fratello di nessuno, è sempre lui. Allora, qua non c'è nada di nada. Continuiamo. Niente, penso di aver perso la cosa di cercare... Barry, guarda! Cosa che devo guardare? Comunque dicevo di cercare gli emblemi, insomma, e robe varie. Ah, qua c'è una vittima. Serve Barry. Vediamo chi è. È di Terra Safe. Lavorava per è uno dei tizi che era scritto nel coso di Gabriel. Ok. Ah, diavolo. È per questo che le ho detto di lasciar perdere. Qua ce l'ha con Moira, sicuramente. Per un momento mi sembrava che Natalia stesse camminando sul vuoto. Comunque non vedo nemici per il momento. Ce ne sono alcuni là. Scherziamo. Trovali, Paro. Me ne occupo io prima che ci trovino. Vado. Vedere dove sono gli altri, Natalia. (Clears
Vediamo se in questo capitolo riesco a far meglio del precedente, che è stato a dir poco vergognoso. Vabbè che era un continuo vai avanti e spara. E infatti continuo a dire che sono rimasta delusa da quel primo capitolo. Vediamo, sembra non esserci più nessuno qui. Non rimuovi, ma no, meno male che si possono riprendere. Stavo facendo di nuovo rimuovi. Allora, andiamo avanti per di qua, scendiamo. Altri di là. Sto per sentire mucho dolor. Speriamo che quello non si gira, speriamo che quello non si gira. Dov'è Natalia? Ok. E sì, anche perché sta facendo il giro della casa quel tizio. Mi sa. Preferisco prendere lei sempre per lo stesso motivo. Ok. Vieni qua piccola. Diavolo, serve una chiave. Perfetto. Mi sembra giusto. Saliamo di qua. Questo posto è infestato. Fai attenzione. E dove sono? Tutti. Beh, là c'è uno scrigno, là c'è un nemico. Cazzo, 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 cazzo. Vieni qua, Barry, Barry. In due. Questo fa sto giro scrauso. Ok, lo proviamo ad andare di qua. Ah. Ok. Allora mi sa che Natalia utilizzerà la bottiglia fumogena. Vediamo questo che tipo di giro fa. Non ti giri tu? No.
Ok, allora ce ne sono due che fanno avanti e indietro. Aspettami qui. Ok. Dove è andato l'altro? Aspettami qui. Ok. Guardate come mi faccio sgamare. Paura. Allora, quello dovrebbe fare giro, tu appena ti giri muori. Dai, dai, dai. Ok. E poi ci dovrebbe essere quello là che sta guardando il nulla. Non sembro neanche io. Infatti sicuramente la gente che guarderà questo gameplay e insomma quello di questo capitolo e quello del capitolo precedente dirà no, no, non è la stessa persona che gioca, è impossibile. Allora, qua ho visto questo e basta, mi sembra. Seguimi! Sì! Vediamo se mi serve per arrampicarmi qui su. Penso proprio di sì. Vediamo un po'. Che brava. Oh là là. Un bel fucile. E le chiavi. Allora. No. No. Ok, primo trovato. E secondo trovato. Vieni qua, Barry. Bello. Mi piace, mi piace. Mi piace assai. Ah, guardate la piccola. Che va avanti. Scende? Ah, ecco. Vabbè, sì. Lasciamo perdere il fatto che sono passata praticamente in mezzo a Barry. Topazio, buono. Punti abilità. Ok.
E adesso possiamo tornare indietro. Vieni con me. Arrivo. Adesso sarà sicuramente infestato questa parte. O forse no. Beh, incredibile ma vero. Ma c'è una placca. Placca, insomma, c'è un coso da rompere. Buono. Una volta tanto, visto che li trovo. Ho paura. È là che hai incontrato Moira. Giù. Già, vicino alla grande torre. Attraverso la cittadina. Vediamo, vediamo, vediamo. Al momento sembra non esserci nessuno. Però, insomma, teniamoci sempre la bambina. Passiamo un po' di roba. Ok, qua ci sono stata con Claire e Moira. Che questa cassa l'ho aperta con Moira. Sì, decisamente. Cavolo, cavolo, cavolo. Mostro! Cosa? Dove? E infatti dove? Proprio là! Non lo vedi? Guarda, ci mancavano i nemici invisibili, eh? Uffa, posso dire addio alla parte esterna. La mia vista si sta come... Barry, c'è qualcosa laggiù. Non so cosa hai visto, ma puntalo per me. Si sta avvicinando! Lo sto puntando. Si sta avvicinando! Madonna. Sta avvicinando. Spara! Ma cos'è? Barry, c'è qualcosa da quella parte. Mostri invisibili. Ci sarà da divertirsi. E la zanzara schifosa. Prendi questo, che magari forse riesco a stordirla. Barry, c'è qualcosa da quella parte. Vieni qua. Barry,
C'è qualcosa da quella parte. Non sono molto resistenti, insomma, a quanto pare. Però sono molto fastidiose. Questo è il Mossec. Infatti. Qualcuno ha distrutto questo posto. Cosa diavolo è successo? Meglio che non lo sai. Appunto di Pedro sul braccialetto. Il braccialetto, cosa ho scoperto finora? Include un tracker GPS. Forse per far sapere la nostra posizione. È ricevente trasmittente, noi la sentiamo e lei sente noi. La trasmissione viene dal centro dell'isola, da posizioni elevate. Deve essere quella torre dall'aspetto inusuale. Sono sicuro che lei, che anche lei è là. Sembra che monitori anche i nostri segnali vitali. Ma che scopo? Lo scherzavo quando ci ha detto che ci ha infettati con un virus. Merda. Cosa facciamo ora? Merda. Scusate, ma il merda era più forte di me. Comunque mi potenzio un po' e vi evito, insomma, di farvi vedere la rottura di balloons. E voilà, fatto tutto. Là c'è un altro oggettin, munizione per il fucile d'assalto. E qua prendiamo un rubino. Adesso dobbiamo vedere se dobbiamo scappare dalla parte alta, da lassù, o dobbiamo scappare dal tetto. Ma dal tetto, se vi ricordate, quando abbiamo attraversato, poi il masso ha bloccato la strada, ha bloccato il passaggio. Perciò mi sa che dobbiamo forse... No, non dobbiamo andare di qua. Scherziamo. Niente, allora, saliamo sul tetto e vediamo se dobbiamo andare di qua. Mi ricordavo bene che qua c'era un cosetto. No, cacchio. Ok, adesso dobbiamo trovare il secondo. Perfect, quasi giusto poi. No. No. Vediamo se è al centro. No. Eccolo qua. È un po' più in basso. Un potenziamento raro. Vieni qua. Torniamo di nuovo dentro. E poi usciamo fuori. Eccoci qua. Niente, di qua non possiamo passare perché il ponte è distrutto. Però non vedo altro. C'è l'insetto da qualche parte, lo sento, eccolo là. Ci ha visti. Stronzone. Si sta avvicinando. Lì, spara. Si sta avvicinando. No,
Bah, sono davvero brutti. Fammi prendere il mio sassolino. Ah beh, in effetti la porta l'aveva aperta Fisher, quindi non c'era neanche bisogno di fare tutta quella strada, insomma passare da sopra. E poi tu spiegami perché hai perso il sasso. Sono già stata qui. Sì. Anche Moira deve esserci passata. Qua era bloccato, chi cavolo l'ha rotto? Un maiale. Adesso ce ne sono un maiale cane, insomma, uno di quei cosi. Oh cavolo. Ok, mi sa che per questa prima parte, ragazzi, ci possiamo fermare qui, visto che appena usciremo saremo nella, insomma, nella città, saremo fuori, e proseguiremo la nostra avventura con Barry e Natalia nella prossima parte di questo secondo capitolo, del secondo episodio. Grazie per averci seguito per il momento, alla prossima, ciao a tutti!